Ben ritrovati, un saluto a voi tutti. Liberamente parliamone in onda in questo mercoledì 26 aprile. Vi tiene compagnia per tutta la settimana. Solamente lunedì abbiamo fatto un piccolo ponticello come programma, ma non come attività. Infatti, proprio in quella giornata abbiamo realizzato una edizione straordinaria del telegiornale del MAIG Notizie. E quindi è stata realizzata un'altra pagina della nostra storia di Acquaviva delle Fonti. Noi scriviamo, noi ci diamo, noi facciamo, gli altri apprendono e non fanno e non scrivono, o meglio, scrivono le fesserie. Chi sono questi altri? I buontemponi di Facebook. Ah, che danno enorme che ha fatto colui il quale ha inventato il web, pensando che l'essere umano fosse così bravo, così umano, dal senso civico normale, non superdotato, da poter attingere a Facebook, utilizzare Facebook, utilizzare i tic, i tocchetti, YouTube, qualsiasi opportunità per comunicare. Abbiamo dato in pasto a tutti coloro i quali si sentono i padroni del mondo la possibilità di preparare un menù senza aver mai cucinato. La responsabilità non è certo dei cittadini, non è certo degli elettori, non è certo del mondo, è della politica nazionale, internazionale, europea, che arriva sempre tardi, come per la guerra. Diciamo la verità, è la politica che arriva tardi, è la politica di stare lungo il fiume e di aspettare che succedano le cose, sapendo che sta per succedere qualcosa e poi pace, pace, pace. E perché state litigando? Certo, pace, 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 ma c'è una comunità che ha chiuso gli occhi quando si trattava di aprirli, ha chiuso la bocca quando si trattava di parlare e le mani così, come le scimmiette che non sentono nulla e non vogliono ascoltare nel momento in cui c'è chi gridava aiuto. Aspettare non è un buon modo di fare politica. La politica deve invece affrontare le situazioni conoscendone i disagi, conoscendone tutte le sfaccettature che possono portare poi a trovare dei provvedimenti. Coloro i quali invece stanno lungo il fiume ad aspettare che passi il fatto o il fattaccio non sono politici, ma sono politicanti. È per questo forse che nel nostro 2023 nei confronti, nelle menti di chi ha qualche anno in più, viene spontaneo dire stavamo meglio prima, altri uomini, altri rappresentanti istituzionali, che autorevolezza, che eleganza, che linguaggio. E quante opportunità. Chi ha una buona memoria come me è senz'altro Claudio collegato, perché oggi festeggia il compleanno. E carissimo Claudio, buon compleanno. Grazie. Dovresti essere allegro oggi. E Perché? perché è il tuo compleanno. E ho visto che si sono smanettati in tanti nel farti gli auguri su social e poi ci sarà chi tra baci e abbracci avrà dato a te l'affetto che si conviene in questa data, il 26 aprile, in cui tu festeggi gli anni. Mi hanno fatto piccolino e tu ti vedi in grande, hai visto? In onore del tuo compleanno. Però una fonte attendibile mi dice che sei stato birichino. Indovino un po' qual è la birichinata? Non ne ho idea. E non abbiamo ancora ricevuto
nulla, nulla da mangiare. Io ero pronto e stavo già pronto, ti farò vedere fra un po'. Comunque, entro le 24 di stasera fai sempre in tempo a venirci a trovare in questo studio mega galattico dove possiamo ospitare 800 milioni di persone e quindi poter festeggiare insieme. Così ti diamo una leccatina, un bel bacetto di quelli che ungono, di quelli che sono veramente affettuosi. Non so se è chiaro. Ti piacciono i baci affettuosi, quelli che ungono? Eh sì, tu hai tanti nipotini, tante leccate oggi riceverai, carissimo Claudio. Vedremo. È senz'altro. Allora, ho selezionato, in attesa di far partire il collegamento con le delizie, mi dirà poi la regia quando saremo pronti, alle 12.30, ho dato un'occhiata a Italia Oggi, Claudio. A proposito della rassegna stampa, qual è il filo conduttore odierno della rassegna? Puntano tutti sulla polemica verso la Meloni per quanto riguarda il 25 aprile. Hanno scocciato troppo. Queste polemiche hanno scocciato, non perché siano confronto con la Meloni, ma perché hanno veramente scocciato. Non hanno capito che gli italiani... Allora, parlo per me. Io mi sono molto scocciatissimo. Moltissimo scocciatissimo assai. Volete lavorare? E dai, e che capo? Nemmeno il 25 aprile sono capaci di starsi zitti e di non fare polemica. Abbiate pazienza, finitela con queste polemiche. Se io fossi Presidente della Repubblica, sarei andato con la bacchettina, le manine, sulle manine. E che capo? Che cosa polemizzate? Ma pensate a lavorare. Il popolo sovrano paga le istituzioni per lavorare, non per fare polemiche. E anche noi giornalisti dovremmo fare una cosa, Claudio, dovremmo invitare i nostri colleghi a censurare, proprio ci dovrebbe essere il giorno del 25 aprile censura delle polemiche, il giorno del 1° maggio censura delle polemiche, il giorno, non so, ogni volta che c'è una ricorrenza importante per la nostra Italia, ci dovrebbe essere da parte nostra la censura delle polemiche. Tutti quanti dovremmo essere d'accordo a censurare le polemiche. Ah, e scriviamo tante altre cose che si possono scrivere di bello della nostra Italia, perché adesso, diciamo, il bicchiere è colmo e la gente è un po' stufa, tant'è che la si vede in giro. Parlano di crisi economica. Io non la vedo. Tutti fuori, tutti nei centri commerciali, tutti in piazza, tutti in giro, tutti a fare spese. Non lo so, quindi se c'è crisi uno non spende, se ci sono problemi uno sta a casa a risolverli. E o noi raccontiamo una medaglia, una faccia della medaglia, quella negativa, e dovremmo ruotare la medaglia e fare la fotografia di quello che invece accade. Sono tutti in movimento, tutti in giro, tutti a festeggiare, tutti con la voglia di andare, di muoversi, di fare, non di polemizzare. Oh, il riflesso pronto oggi, l'ho acchiappato a volo. Boh, ecco, è andata bene oggi, perché se poco poco andava a finire nei 700 metri quadri che abbiamo, e come facevo ad andarla a prenderla in fondo, Claudio? Perché poi... A te non capita mai che cada qualcosa per terra e non la trovi più e gira a destra e a manca, non riesca più a trovarla? Ti è capitato qualche volta? No. Non ti è mai capitato? Non faccio cadere la cosa per terra. Che ragazzo. E allora, quindi c'erano queste polemiche, che altro? Dello sport nulla hanno scritto. Vedi io come per lo sport, per quanto riguarda lo sport che ci riguarda di più, ovvero il Bari Calcio, c'è una buona notizia. L'ultimo incontro della squadra barese, disputato e vinto per 2-1, non era stato omologato come risultato dal giudice sportivo per via del gol vittoria, del secondo gol del Bari,
poiché risultava probabilmente irregolare perché sembra che avesse toccato l'arbitro. Però questo non dovrebbe essere un problema perché sembra che la società sconfitta, il Pisa, non porterà avanti la questione, rinuncerà e quindi il risultato in automatico dovrebbe essere omologato, quindi vittoria per il Bari, 3 punti che dovrebbero garantire la partecipazione ai play-off da parte del Bari per poter accedere alla massima serie. Io ho qua una notizia pesante che fa acqua perché si tratta di campionato regionale di nuoto. Vasca Corta, esordienti, 23 e 25 aprile, piscina Monopoli, ma ne parleremo nei prossimi giorni, degli ottimi traguardi raggiunti dagli atlete naturalmente e quindi dalla squadra a cui fanno riferimento. L'occasione è utile per complimentarci con loro e per dire a voi tutti che ci seguite che se non domani, venerdì, ne diremo tanto a proposito di queste gare che si sono svolte. Allora Claudio, lo sport va bene, a Cassano va bene, ad Acquaio va bene, e a livello nazionale come andiamo? Il calcio, si sono ridotti lo stipendio i giocatori per dare una mano a chi non arriva a fine mese? Cosa hanno deciso di fare? No, assolutamente no. Non ancora parlano di questo problema. Si parla di cifre più alte, considerando che ci sono dei calciatori importanti in scadenza, e quindi le società, pur di evitare che vadano via, dovrebbero garantire degli stipendi più alti. Si parla ad esempio di Leao del Milan, anche lo stesso Osimhen e Kvara del Napoli, che nonostante abbiano un contratto lungo potrebbero in caso di super offerta essere ceduti, e quindi nessuno è sicuro del proprio posto quando si parla di soldi, e se il calcio italiano, come sembra, non è in grado di mantenere i propri gioielli, perché ci sono campionati stranieri, in primis la Premier inglese, che possono garantire molti ma molti più soldi, i calciatori giustamente per le loro tasche vanno via. Non esiste più il calciatore bandiera come in passato, come ce ne sono stati in passato ormai, è solo una questione di soldi, ma non parliamo solo dei soldi che prenderebbero i calciatori, ma anche la società stessa per lasciare andare in altra società il proprio campione. Bene, ringraziamo Franco e Giuseppe che stanno seguendo attraverso Facebook il nostro programma, che viene trasmesso in diretta anche su YouTube, e tutti coloro i quali ci seguono perché hanno scaricato l'applicazione Telemaig attraverso il Play Store, avendo tecnologia Android, e quindi anche sul tablet o sullo smartphone è possibile seguirci non solo sul programma 79 del Digitale Terrestre o su Facebook o YouTube. E quindi sanità da curare, Claudio, il rilancio sta nel welfare aziendale. Andiamo con le cose, con i problemi che poi sono sotto gli occhi di tutti noi. Infatti, scrive Anna Tauro su Italia Oggi, la spesa privata per previdenza e assistenza sanitaria continua a crescere e con essa aumentano le disuguaglianze sociali. Il dato preoccupante è stato confermato nel corso delle recenti audizioni da parte della Commissione Affari Sociali del Senato di alcuni esperti dell'Istat. L'Istituto di Statistica sottolinea che la spesa privata non è distribuita equamente in modo trasversale, ma grava soprattutto sulle fasce più deboli. In questo scenario già squilibrato, le assicurazioni private sono appannaggio quasi esclusivamente delle fasce di reddito più alte.
promozione del welfare aziendale, convergenza tra pubblico privato, incremento delle coperture a rimborso delle spese mediche. Sono le risposte fondamentali alla crisi della sanità pubblica, provata anche dalla pandemia, e al grave problema delle liste di attesa. L'Istat certifica infatti che gli italiani iniziano a rinunciare alle cure a causa dei tempi di attesa nel pubblico e dei costi nel privato. Ecco che potenziare le coperture sanitarie private anche attraverso il welfare aziendale diviene cruciale. Allora, cari politici, disuguaglianza sociale. La disuguaglianza sociale non ha colore politico, indipendentemente dal partito di riferimento. Il cittadino ha il diritto di ricevere le cure sanitarie e di campare il più a lungo possibile. Ora, nel momento in cui ci sono queste esigenze, nel momento in cui c'è una commissione che esamina i dati dell'Istat, nel momento in cui si conoscono le liste d'attesa lunghe, quindi questi tempi di attesa nel pubblico e dei costi nel privato, è essenziale che la politica intervenga. E come dico io, meno panzerotti e più sostanza, perché io mi mangio il panzerotto, sì, sto bene adesso, ma se ho bisogno di essere curato, il panzerotto non basta, caro Claudio. Quindi, cari amici e care amiche, quando andiamo a leggere i programmi dei nostri politici, indipendentemente se comunali, regionali o nazionali o europei, facciamo attenzione su questo, perché a tutti noi piace leggere della sagra, del panzerotto, di questo e di quest'altro. Ma c'è una cosa, un aspetto alla base, che ognuno di noi deve aver diritto alle cure sanitarie, senza dover pagarsi un'assicurazione e quindi ricorrere ai privati. Nel momento in cui ci sono delle eccellenze nella sanità, le istituzioni devono valorizzare queste eccellenze. E come le valorizzano le eccellenze? Spendendo soldini per abbattere le liste d'attesa, per migliorare le cure, per fare in modo che il soggetto possa fare gli esami, possa ricevere le diagnosi prima che venga accoppato dal male. Sono stato chiaro? Allora, pensiamo alla sostanza. Vi vengono a trovare i politici, prima domanda: che cosa stai facendo per la sanità? Alt! Che partito fai riferimento tu? Alt! Lo puoi chiamare il ministro davanti a me? No, scusa, come vuoi il voto e non hai contatto con il ministro? Abbiate pazienza. Alt! E allora, mi dimostri che cosa hai fatto per migliorare le mie liste d'attesa? Abbiate pazienza. Io voglio stare meglio. Che cosa hai fatto per farmi stare meglio? Pensiamo alle cose serie. Se invece ci limitiamo a: scusami, mio figlio ha bisogno di un posto di lavoro. Come dovevo fare? E qua lascia il marciapiede rotto, lo aggiusti? Ma là c'è la buca, laggiù. Pensiamo alle cose serie, abbiate pazienza alla nostra vita e quindi a fare in modo di non leggere più di questi articoli. Ecco, ce lo auguriamo. Vuoi aggiungere qualcosa, Claudio? No, in merito alla questione no. Ecco, c'è invece una notizia che ti può interessare. Sei stato tu, Monello, hai gettato l'amo ed ecco la notizia. Tu sei stato, Monelluccio. Nuove caldaie a gas, divieto in vista dal 2029. Ecco, ti ricordi che ne hai parlato tu per primo? Ti ricordi? E certo, abbiamo dato la notizia in anteprima, purtroppo. Ah, non è che sei stato tu a dare questo l'input all'Europa affinché domani ne discuta in commissione e decida questa cosa molto che va proprio, cioè è proprio una cosa bella, ecco, una cosa bella. Cioè,
Io vorrei capire da chi ci rappresenta in Europa se loro sanno che i soldi sono pochi. Tranne se in Europa sono pieni di soldi. E saranno pieni di soldi in Europa che vogliono fare tutte queste cose. E là deve rifare la casa, e là deve rifare la caldaia, e là deve rifare la macchina. Cioè, alla fine, quando saremo in mutande, non potremo andare più in giro, perché non è giusto andare in giro in mutande. Anche se andremo in macchina, si può andare in macchina in mutande? No. Ma di che cosa stiamo parlando? C'è una politica che non so dove viva, Claudio, ma in Europa. Io non lo so. Come fanno a decidere, a parte i vermi che ci vogliono far mangiare, i grilli, eccetera, eccetera, le bistecche che non sono più di carne, eccetera, eccetera. Ma come fanno a dire che domani discuteranno di che cosa? Il regolamento richiederà un rendimento minimo del 115% per le caldaie, un valore che tecnicamente può essere raggiunto esclusivamente dalle pompe di calore elettrico ibride. In futuro le pompe di calore elettriche e gli apparecchi ibridi potrebbero quindi essere le uniche opzioni disponibili sul mercato. E quindi addio alle vecchie caldaie. E le vecchie caldaie, mi ricordo, gli anziani, mi ricordo coloro i quali non hanno i soldi per arrivare a fine mese. Mo. Quindi, divieto installare nuove caldaie a gas dal 2029. Grazie Europa. Questo insieme agli altri. Quando è il momento ci colleghiamo, non so, è orario? È già orario, un attimo, mi devo attrezzare. Colleghiamoci. Questa è stata fatta apposta per me. Ci colleghiamo? Pronto? Tatiana. Ciao. Sorressa, ben ritrovata. Tatiana, ecco, io mi devo attrezzare, Tatiana, solo che poi il microfono non si sentirà bene. Va bene, ora sposto anche il microfono. Mi devo attrezzare. Ci dobbiamo preparare. Claudio, tu sei pronto? Claudio? Sì, pronto per le ricette, certo. No, no, ti devi mettere la bavetta, che è pronto per le ricette. Che faccio io sulla bavetta? Hai messo la bavetta? Non uso bavette. Come non usi bavette? Ci sono le delizie qua. Se schizzi un po' di panna, un po' di sughetto qua, devi essere attrezzato, mettiti la bavetta. Vedi che bella bavetta, vedi che ti piace, pure bianco-rossa, forza Bari, in onore del Bari, ti piace? Vabbè, non è proprio la maglietta del Bari, però c'è il rosso e c'è il bianco, Claudio. Ti piace la mia bavetta? Ah, non si è visto mentre la indossavo. E che cosa ho fatto a tutta la scena inutilmente allora? Claudio? Sì, sono qui. Ti piace la mia bavetta? Preferisco le delizie di Tati. Le delizie ci sono, ma ti devi attrezzare e indossare la bavetta, perché adesso Tatiana ci presenterà il menù odierno, tranne se tu già ne fossi a conoscenza, in questo 26 aprile. No, purtroppo no. Allora, Tatiana, ci vuoi... va bene di questa grandezza o no? Ce la facciamo per quello che hai preparato oggi? Tatiana, non mi vedi con la bavetta. Ho messo la bavetta. Tatiana, io ho messo la bavetta, Tatiana. Un visto. E non lo so, non piace la bavetta. Vi vedo un po'. Ma state freddini oggi. E com'è che vi vedo freddini, vi vedo? E dai, un po' di entusiasmo, che il mangiare porta allegria. Il mangiarlo, Tatiana. Io mi sono messo la bavetta, Tatiana, mi raccomando. Mi raccomando, Tatiana. Allora, da dove iniziamo? Allora, partiamo dalle caramelle di sfoglia ripiene. Caramelle di sfoglie ripiene, sì, poi? Poi abbiamo spiedini di gamberi, tagliatelle con panna e funghi, polpette di pane, spezzatino di vitello, panna cotta con fondo di miele e soufflé al cioccolato fondente. Senti, perché iniziamo dalle caramelle? È perché sono un antipasto. Ah, è un antipasto, sono caramelle come antipasto. Infatti sono di sfoglia. Bene, bene. E quindi guardiamo subito. Com'è andata la settimana? Dove sei andata a liberarti tu? Dove ti sei liberata?
No, non sono andata da nessuna parte, sono rimasta a casa. A cucinare, bene, bene, cucina, cucina, perché c'è bisogno dell'alimentazione, c'è bisogno dell'alimentazione. E di questi piatti che adesso faremo vedere, le fasi della preparazione, qual è quello che rende più allegro? E il soufflé al cioccolato. Oh, Claudio, questo lo devi chiamare a te, Claudio. Se n'è andato, Claudio. Mannaggia. Sono qui, sono qui. Carissimo Claudio, lo so che uno che diventa vecchio, passano gli anni e sta un po' così a morire. È saggezza tutta, l'età porta saggezza, non ti preoccupare, non è che puoi essere, non è che puoi avere 15 anni come Tatiana, abbi pazienza, li hai avuti a tuo tempo e mo ne hai qualcuno in più, ognuno deve fare la sua strada, è giusto Tatiana? Sì, è giusto. Certamente. E quindi Claudio, alla fine, sto soufflé, te lo lanceremo in faccia, un bel soufflé di cioccolato, ti vogliamo vedere tutto pieno di cioccolati. Questo è dedicato a te perché porta allegria e soprattutto a te piace il cioccolato. E soprattutto tanti auguri Claudio, che io non ho ancora fatto gli auguri. Grazie, grazie Beh, dai, un sorrisino, dai, nonno Claudio, dai, dai. Lo sai qual è il problema di Claudio? Ha ricevuto un sacco di auguri e siccome lui c'ha la lista e dice che se ne va lo stipendio per onorare tutti gli auguri che ha ricevuto, io ho detto sai, che una volta all'anno succede e non è che è giusto, Tatiana, e si può fare uno sforzo. Tanto, noi vorrei, io per esempio, mi accontento di un antipastino. Un primo, poi un secondo e sul dolce vorrei una buona varietà, perché dove non voglio cioccolato, vorrei qualcosa, non so, un tiramisù, un qualcosa, ecco, a me piace molto il mascarpone e i frutti di bosco, dove la prima volta l'ho assaggiato a Mirandola, dove c'è il picco di Mirandola. E quindi ammirandola mi facevo certe scorpacciate tutte le sere, una coppetta, ero più magro, una coppetta gigante di mascarpone e frutti di bosco. Tant'è che quando mi sedevo arrivava e scriveva, la prima cosa che scriveva, il mascarpone e frutti di bosco. E poi ordinavo. Vabbè, a voi non interessa nulla, l'ho capito, andiamo avanti. Vi vedo molto, molto attenti. Comunque non offrivo io, ecco, offriva l'azienda di cui ero dipendente. Oh, caramelle di sfoglia ripiene, 3 minuti e 50. Mirandola è una splendida cittadina. Stava a due passi da Miranello, da Maranello, Miranello. Da Maranello, Claudio. Le Ferrari sfrecciavano a destra e a manca. Niente, non gli interessa nemmeno la Ferrari. Tu, sono della Juventus. Scusami Tatiana, c'è un piatto che possiamo dedicare ai tifosi della Juve per la prossima settimana? Devi preparare un piatto, lo dobbiamo dedicare ai tifosi. Devi fare quel per la Juve, quel per l'Inter, quel per il Milan. Per i juventini serve lo dobbiamo dedicare a Claudio per la prossima volta, per il prossimo mercoledì. O è Va festa? bene. Mercoledì prossimo è festa, no? No, non credo. Lunedì è festa. La festa dei lavoratori. Vabbè. Questo è il problema. Io l'ho sempre detto, eliminate queste festività. Noi abbiamo bisogno di lavorare, perché quando torniamo a lavorare, quando c'è una pausa, un ponte, stiamo un po' mosci, Tatiana, perdiamo il ritmo. Sei d'accordo? È vero, sì, è vero. Hai visto i giovani, Claudio? Non so come noi che vogliono riposarsi. Allora, partiamo subito con queste caramelle di sfoglia ripiene. Circa 4 minuti di preparazione. Prego, regia. Bentornati nella mia cucina. Oggi preparerò le caramelle di sfoglia ripiene. Per questa ricetta serve un rotolo di pasta sfoglia, burrata e prosciutto cotto. Partiamo dalla pasta sfoglia. Apriamo il rotolo.
Adesso andiamo a creare dei rettangoli molto larghi. Una volta effettuate le strisce, andiamo a tagliare a metà. Adesso procediamo con la farcita. Prendiamo il prosciutto cotto, lo tagliamo in piccoli pezzi e le posizioniamo su ogni rettangolo. Non dobbiamo esagerare troppo. Una volta messo lo strato di prosciutto sulla pasta sfoglia, procediamo con la burrata. Andiamo ad aprirla. E con le mani prendiamo delle piccole parti e le posizioniamo su ogni rettangolo. Cerchiamo di cospargere su tutta la superficie. Anche qui basta poco, perché poi in cottura tenderà a sciogliersi. Una volta messa la burrata su ogni rettangolo, se necessario, nel caso in cui il rettangolo dovesse risultare troppo grande, andiamo a tagliare a metà, in modo tale da crearne uno più piccolo, avvolgiamo su se stesso . Una volta creato un piccolo rotolo, andiamo a stringere le estremità delicatamente per evitare di rompere la pasta. Chiudiamo anche l'altro lato. E lo posizioniamo su una teglia foderata di carta forno. Premiamo. Quando le caramelle sono pronte, inforniamo a 180 gradi per circa 15-20 minuti. Le caramelle di sfoglia sono pronte, croccanti all'esterno e molto morbide e filanti all'interno, adatte per un antipasto di un menù o semplicemente per un aperitivo. Bene, bene. Soddisfatto Claudio? Ho dovuto togliere sì, qualsiasi preparazione da parte di Tatiana, non ho dubbi, è di alto livello, quindi diciamo di sì. Ho dovuto togliere la bavetta, il bavettone, perché fa un caldo. Mi copre fino alle ginocchia. È vero che io sono alto, ma avevo fatto una bavetta gigante e poi non si sente bene l'audio. Ho dovuto toglierla. E quindi scrive Giuseppe, complimenti per la bella trasmissione a voi, in particolare al direttore Gino Maiulli ed a tutta la redazione per i sempre interessanti spunti di riflessione. Tantissimi auguri a Claudio per il compleanno. Questi sono tutti i commenti prima che ci collegassimo con Tatiana. Franco scrive un saluto alla redazione. Dimenticavo un augurio a Claudio per il suo compleanno. Ho ascoltato un po' la tua riflessione per il governo, concordo tutto. Vabbè, hai visto, per forza ci seguono perché concordano. Quindi Tatiana, i nostri amici e le nostre amiche concordano. Prima o poi dobbiamo concordare, faremo una festa mega galattica, non si può fare. I soldi sono pochi, Tatiana. Galattica nemmeno, i soldi sono pochi. Faremo qualche cosa. Tu tieniti pronta che faremo qualche cosa. Ecco, c'è qualche giornata libera? Che so che tu sei sempre impegnato. Nella tua agenda c'è qualche giornata libera?
per i nostri amiche e i nostri amici, e dobbiamo organizzare qualche cosa. Adesso non si può fare, periodo elettorale, e quindi l'abbiamo detto a Claudio, non si può. Poi si infilano i candidati, si infilano questi, si infilano quest'altra, non sta bene, non sta bene. Potrebbero pensare che si tratti di un pranzo, di una cena elettorale. Lo faremo insomma a giugno, nei primi di giugno, quando saranno stati eletti i nostri amministratori e ci saremo liberati da questa ossessione del voto, perché diventa ossessivo quando uno ti chiama continuamente, vota, ecco. E quindi potremo organizzare una bella festa, Tatiana, mi raccomando, Va bene. Ci devi dare una mano. Ma dimmi, Tatiana, ma che problemi hai? Tu sei giovane, hai una bella presenza. Qua ricevo dei messaggi che non ti posso girare, Tatiana. Vogliono il tuo numero telefonico, vogliono la tua posta elettronica, vogliono l'appuntamento, vogliono sapere quando vieni in TV, così si fanno trovare. Gli ho detto, non esiste. Tatiana ha i suoi impegni. Ho fatto bene a rispondere così, Tatiana? Mi hai fatto bene, e che sono tutte queste confidenze qua? Inquadra così, inquadra colà, mi piace il capello, gli piace. E vabbè, l'abbiamo capito che piace. Però Tatiana si collega non perché debba piacere lei, ma perché devono piacere essere buoni i piatti, è così, Tatiana? Certo, sì, è ovvio. Oh, su questo siamo d'accordo? È ovvio, sì. Meno male, hai visto, Claudio? Non è come scrive qualcuno, che dice fate più trasmissione con Tatiana. Sì, che facciamo? La trasmissione tutta di cucina, Tatiana? Mica possiamo parlare tutti i giorni di Tatiana, di cucina, volevo dire. È giusto? È giusto. Anche perché Tatiana è impegnata. Ecco. No. E poi c'è Claudio c'è il suo repertorio, la rassegna, le trasmissioni. A breve dobbiamo ospitare, come si chiama l'amico di Claudio? Malgioglio, Cristiano Malgioglio, quindi anche noi abbiamo i nostri appuntamenti. Andiamo col secondo piatto, di che cosa si tratta? Gli spiedini di gamberi. Gli spiedini di gamberi? Sì. Ma i gamberi come sono? Sono le code dei gamberi che vengono cotte in padella. Lo vedremo adesso, vediamo adesso sì. Anche la preparazione dei gamberi. Bene, regia. Bentornati nella mia cucina, oggi preparerò gli spiedini di gamberi. Per questa ricetta servono 300 g di code di gamberi, prezzemolo tritato e sale integrale quanto basta. Partiamo con lo sgusciare i gamberi. Abbiamo già eliminato la testa, quindi dobbiamo eliminare adesso il carapace. Partiamo sempre dalla parte delle zampe, in modo tale eliminare il resto. Volendo potremmo lasciarla anche la coda, però io in questo caso la toglierò, in modo tale da mangiarlo anche più facilmente. Una volta sgusciate le code dei gamberi, andiamo a creare gli spiedini. Io prenderò uno stuzzicadenti lungo, in questo caso posso tagliarlo, dividerlo in due oppure lasciarlo intero. Partiamo dalla parte della punta in modo tale da inserirlo più facilmente. Inseriamo prima la parte della coda e poi la parte superiore. Mettiamo. Una volta creati gli spiedini, facciamo adesso scaldare una padella con un po' di sale. Io utilizzerò sempre quello integrale. E un po' di prezzemolo tritato. Mettiamo adesso gli spiedini di gamberi. E
facciamo dorare da entrambi i lati. Una volta che gli spiedini di gamberi sono pronti, andiamo a spruzzare un po' di limone in superficie. Ecco qui, gli spiedini di gamberi sono pronti, ottimi come antipasto da inserire all'interno di un menù estivo oppure in un buffet. Buoni, brava Tatiana, perché questi gamberetti sfuggono da una parte e dall'altra quando bisogna sgusciarli poi nel piatto. Ebbene, sì, si è fatto bene a fare in questa maniera, ecco. Claudio, tu ti ritrovi quando devi mangiare i gamberetti? Ti piacciono i gamberetti, Sì, non voglio ripetermi, ma ho detto, quello che prepara Tatiana per me va bene. Sì, però vogliamo sapere, quando poi devi sgusciare, quando devi usare, insomma, quando arriva a tavola e c'è tutto là, che fai? È un po' scocciante stare a togliere, a pulire, a fare, no? È meglio tutto già pronto, sgusciato. Vabbè, vuoi mettere la soddisfazione di pulirlo? Sì, la soddisfazione. Te la dico io adesso la soddisfazione. Vi racconto un fatterello. Matrimonio importantissimo, con illustri personaggi, che non posso dire, siamo in campagna elettorale. Importantissimo il matrimonio. Che succede? A fianco a me c'era un illustrissimo. Ta 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 ta, il pesce. Come? Tac, sulla mia camicia. Altro che le chiacchiere. Invece se viene già pulito, sgusciato, cioè, uno mangia e non fa i danni. Non fece nemmeno in tempo a indossare la bavetta. Come si suol dire alle nostre parti, fui copiato, carissimo Claudio. A te non è mai successo di essere copiato? No. Sei fortunato. A me invece è successo, Tatiana. Poi durante il matrimonio sta male. E come fai poi? Non è che ti puoi portare gli abiti di riserva, ecco. Come si fa per i bambini, dicono la redazione, è certo. Quindi fa bene Tatiana, continua così, sguscia, tutto, già da mangiare deve essere. Andiamo con le tagliatelle, Claudio? Andiamo. Andiamo con le tagliatelle, in fila indiana, su. Bentornati nella mia cucina, oggi preparerò le tagliatelle con la panna e i funghi. Per questa ricetta servirà funghi, che abbiamo già cotto in precedenza in una pentola con olio, sale e prezzemolo, 3 nidi di tagliatelle integrali che equivalgono a 200 grammi, parmigiano grattugiato, prezzemolo tritato e panna da cucina quanto basta. Nel frattempo andiamo a tagliare i funghetti. Li versiamo in una ciotola. Questi funghetti hanno mantenuto l'acqua di cottura in modo tale che poi quando andremo a miscelarli con la pasta non risulterà troppo asciutta. Versiamo un po' di panna. E il prezzemolo. Misceliamo. Le tagliatelle sono cotte, le abbiamo scolate, versiamo adesso l'impasto. Mescoliamo. Aggiungiamo un po' di parmigiano, non tutto. Mescoliamo ancora. Ecco qui, le tagliatelle con i funghi sono pronte. Ottimo come primo da inserire all'interno di un menù. Da inserire dappertutto, Tatiana, non c'è orario che tenga.
Ottime le tagliatelle, buonissime, pure i funghi, tutto quanto. Ottimo, ottimo. Veniamo alle polpette che dedichiamo. Claudio, tieni pronto, che adesso ti facciamo vedere come si preparano le polpette. L'altra volta abbiamo visto quelle particolari. Queste sono quelle che più piacciono a te, quelle di pane. È così, mamma Adriana. No, non gli piace. Mamma Adriana, ci piace a sto figlio tuo? Dimmi, come gli piacciono le polpette a figlio tuo? Di carne, oh. Tatiana, a Claudio piacciono le polpette di carne. E vabbè, le abbiamo già fatte vedere, proprio. Quindi Claudio, non sono per te queste polpette di pane, sono per tutti gli altri che ci stanno ascoltando. Prego, prepariamo, vediamo come si preparano le polpette di pane. Bentornati nella mia cucina, oggi preparerò le polpette di pane. Per questa ricetta servirà 200 g di pane bianco senza crosta, che ho già ammollato nel latte, parmigiano grattugiato, sale integrale, un uovo, prezzemolo tritato e un cucchiaino di pan grattato. Abbiamo strizzato il pane e versato all'interno di una ciotola. Aggiungiamo adesso un uovo. Iniziamo a mescolare. Versiamo il sale. Il pan grattato. E il prezzemolo. Mescoliamo ancora e l'impasto è pronto. Una volta creato l'impasto, lo facciamo stabilizzare in frigorifero almeno per una trentina di minuti. Creiamo adesso le polpette. E le disponiamo su una teglia foderata di carta forno. Inforniamo adesso a 180 gradi per circa 15 minuti. Ecco qui, le polpette di pane sono pronte, ottime come antipasto da inserire all'interno di un menù o di un buffet, o semplicemente da intingere nel sugo e utilizzarle come primo. Io ci farei pure uno spuntino e pomeriggio. Due o tre polpette. Se hai qualcosa da aggiungere, fallo pure, non essere molto educata. No, non ho niente da aggiungere, è tutto lì, basta. Allora, adesso tocca a cosa? Lo spezzatino di vitello. Lo spezzatino di vitello, 2 minuti di spezzatino. Prego, regia. Bentornati nella mia cucina, oggi preparerò lo spezzatino di vitello. Per questa ricetta servirà 500 g di spezzatino di vitello, una cipolla bianca tagliata a fette, brodo vegetale caldo, olio d'oliva, sale integrale, farina quanto basta e mezzo bicchiere di vino bianco. Come prima cosa versiamo lo spezzatino all'interno di una casseruola. E lo infariniamo. La farina è importante perché servirà per rendere più morbida la carne in cottura. Versiamo adesso un po' di olio. In alternativa possiamo utilizzare 30 g di burro, però io ho voluto realizzare la versione più leggera, quindi utilizzerò l'olio.
Portiamo adesso il tutto in cottura facendo rosolare la carne su entrambi i lati. Quando è ben rosolato, aggiungiamo il sale. Sfumiamo con il vino bianco. Adesso lasciamo far sì che tutto l'alcol evapori. Aggiungiamo adesso la cipolla tagliata a fettine e copriamo con il brodo vegetale caldo. Mettiamo adesso il coperchio e facciamo cuocere per circa 50 minuti. Se è necessario possiamo aggiungere dell'altro brodo. Ecco qui, lo spezzatino di vitello è pronto, molto morbido e cremoso, ottimo come secondo da inserire all'interno di un menù. Bene, benissimo, ora ci apprestiamo a gustare il dolce. E così ci addolciamo con un po' di miele e poi andiamo con il soufflé. Non è cotto, non è pronto. Andiamo, è pronto. Bentornati nella mia cucina. Oggi preparerò la panna cotta con il fondo di miele. Per questa ricetta serve 300 g di panna dolce, 2 bustine di vanillina o in alternativa la bacca di vaniglia, 60 g di zucchero, 6 g di gelatina in foglie ammollata in acqua fredda e miele quanto basta. Come prima cosa mettiamo la panna in un pentolino e la portiamo a bollore insieme allo zucchero e alle 2 bustine di vanillina. Appena sfiora il bollore, la togliamo dal fuoco e aggiungiamo la gelatina in foglie e mescoliamo. Quando la panna è bollente, versiamo subito la gelatina in modo tale da farla sciogliere. Frizziamo per bene in modo tale da eliminare tutta l'acqua in eccesso. E mescoliamo. Versiamo adesso il composto all'interno dei pirottini con un mestolo. E li adagiamo su una teglia. Facciamo adesso raffreddare in frigorifero almeno per 5 ore, in modo tale che la panna cotta si solidifichi. Quando la panna cotta è ben fredda, versiamo il pirottino all'interno dell'acqua bollente in modo tale che quando andremo a sformarlo sarà più facile. Versiamo qualche istante. Ci aiutiamo con un coltello, in modo tale da aprire i bordi. Lo capovolgiamo sul piatto e aspettiamo qualche istante. Ora che abbiamo sformato le nostre panna cotta,
andiamo a versare un po' di miele sulla superficie, in modo tale da dare una sorta di sapore in più. Ecco qui, la panna cotta col fondo di miele è pronta, ottima come dessert di un menù o da inserire all'interno di un buffet. Inseriamo, inseriamo, qua stiamo inserendo tanto, tanto stiamo inserendo, e qua ci stiamo, stiamo per svenire, Tatiana, io non ce la faccio più, vediamo se resisto al cioccolato qui, andiamo avanti. Perché poi ti devo chiedere alcune informazioni per chi ha qualche allergia. Bentornati nella mia cucina. Oggi preparerò i soufflé al cioccolato. Per questa ricetta servirà 100 g di cioccolato fondente, 100 g di burro, 70 g di zucchero semolato, una bustina di vanillina, 2 uova, 20 g di farina 00, zucchero a velo e cacao amaro quanto basta. Partiamo versando in una ciotola il cioccolato. Aggiungiamo il burro. La vanillina. Lo zucchero semolato. Sciogliamo il tutto a microonde. Nel frattempo che il cioccolato si raffredda, procediamo con imburrare e versare il cacao amaro all'interno dei pirottini. Versiamo un po' di cacao e il primo stampino è pronto. Procediamo con gli altri. Versiamo adesso in una ciotola il cioccolato raffreddato. Aggiungiamo le 2 uova. Mescoliamo con una frusta. È importante che il cioccolato sia ben freddo, altrimenti rischiamo di cuocere le uova. Aggiungiamo infine la farina precedentemente setacciata. Mescoliamo ancora e l'impasto è pronto. Abbiamo disposto i pirottini all'interno di una teglia. Versiamo adesso con un cucchiaio l'impasto all'interno.
Inforniamo adesso a 190 gradi per circa 12 minuti. I soufflé saranno cotti quando saranno gonfi ai lati e la parte centrale sarà più bassa. Inforniamo. Quando i soufflé sono ancora caldi, versiamo subito sul piatto. Cerchiamo prima di tutto di andare ad aprire i lati con un coltello, in modo tale da facilitare la sformazione. Mettiamo subito sul piatto, premiamo un po' e il soufflé è pronto. Procediamo con gli altri. Spolveriamo adesso di zucchero a velo. Ecco qui, i soufflé al cioccolato sono pronti, molto morbidi all'esterno e fluidi all'interno. Ottimo come dessert da inserire all'interno di un menù romantico. Iscrivetevi al mio canale YouTube Le Delizie di Tati per le prossime ricette e potete sintonizzarvi ogni mercoledì alle ore 12:30 sul canale 79 Telemike, dove parlerò del mio programma Le Delizie di Tati. Ciao! Dove parlerò, Tatiana? Parlare. E noi sveniamo. E quindi ci chiedono... Tatiana è furbacchiona, Tatiana, perché abbiamo visto nel contenitore che è avanzato un bel po' di cioccolato e che tu non ci hai pensato su due volte nel non recuperarlo, l'hai abbandonato lì momentaneamente. Chi è attento dice, forse dopo con un bel cucchiaino si è fatta la scorpacciata? No. Sì, e come che ci crediamo? Uno. Due, poi, un'altra informazione. Ma tu lo fai apposta. E scusami, cioccolato è scuro e mette la maglietta bianca e non si vede nemmeno uno schizzettino. Non ci crediamo. Com'è che a te non schizza nulla, non c'è bisogno della bavetta. Maglietta bianca è restata bianca? Sì, certo. C'è il trucco, cioè hai fatto il fotomontaggio. No, non c'è il trucco, sono attenta e precisa. Hai cambiato maglietta. Non hai cambiato maglietta. No. Ho detto fin dall'inizio che io sono una precisa e ordinata. Quindi... Sei ordinata. Ecco, a proposito di precisione e di ordine, c'è chi ha delle intolleranze, non al nostro programma, non alle delizie, ma ho glutine, che succede? Allora, dipende prima di tutto dal prodotto che bisogna realizzare. Ad esempio, per la panna cotta, anziché utilizzare il latte normale, si può utilizzare anche il latte di riso, oppure il latte parzialmente scremato, che è adatto anche per chi è intollerante al lattosio. Per quanto riguarda il glutine, si possono utilizzare anche delle farine che sono adatte proprio per coloro che sono celiaci. Quindi ci sono tante alternative. Chiedo scusa, ecco, però abbi pazienza, Tatiana. Vedi, questo colpo di tosse non è tosse di gola, è tosse di stomaco, di pancia, di intestino, non ce la fa più. Claudio, c'è biscottino, sta collegato, c'è biscottino, tu lo sai, no? Te l'ho detto già che c'è biscottino, quindi... Prendi il biscottino e slurp e magna. Io qua non ho nemmeno l'acqua, nulla. Sai come si dice a pane e acqua? Io non ho né il pane né l'acqua. Guardavamo un diploma che appunto questo, ecco, pasticceria senza glutine, un attestato, e poi abbiamo quello della pasticceria napoletana e quello della colomba artigianale. Sì, la colomba al pistacchio ho realizzato, sì. E non ti stanchi, Tatiana, non ti stanchi a mangiare tutte queste cose, Tatiana, lascia un po' per gli altri. Ti sei mangiato la colomba, oggi hai mangiato, ma guarda un po', ripetiamolo, perché voi non ci credete, ma questo è il menù. Allora, Tatiana ha mangiato le caramelle di sfoglia ripiene,
gli spiedini di gamberi, le tagliatelle con panna e funghi, le polpette di pane, spezzatini di vitello, panna cotta con fondo di miele e in conclusione un bel soufflé al cioccolato fondente. Eppure, vedete la linea? Ecco, si mantiene sempre in forma. Perché? Perché si mantiene sempre in forma? Diciamolo, Tatiana, perché Tatiana va... Va in palestra. Vorrei anche aggiungere che io sono intollerante al lattosio, quindi se... purtroppo non tutto posso mangiarlo. Sei intollerante al lattosio? È un'allergia che ho scoperto da poco, quindi non posso mangiare tutto ciò che contiene latte. E se tu mangi sempre tutti questi dolci, sei diventato intollerante sul campo. Ecco, no. Anch'io sono diventato intollerante, ma... Non ti posso, non solo al lattosio, a tante cose. Sono diventato intollerante, perché quando tu stai all'interno, tutte queste facilmente si diventa intolleranti. E però meno male che ci sono gli opportuni accorgimenti per poter gustare i piatti, anche se si è intollerante al lattosio. E come fai quando vai a un ristorante, vai a un pranzo? Come si fa? Si dice subito, bisogna dirlo. Che si ha qualche... bisogna dire le intolleranze che abbiamo, poi ovviamente in base ai piatti che ci vengono proposti capiamo subito se in un prodotto è presente il latte o meno, altrimenti lo comunichiamo al cameriere, certo. Certo, perché poi insomma ci possono essere conseguenze, ti rovini sicuramente la festa, ti rovina la degustazione. Allora Tatiana, ci congediamo... da te, o meglio, ti mandiamo a casa a fare i compiti, così puoi prendere qualche altro attestato. Ecco, qual è il prossimo? Il prossimo riguarda la carne. La carne vera o quella in provetta, meglio specificare? I tipi di carne, quindi il prossimo attestato è sui tipi di carne. Quella vera. Certo. No, è perché qua, Claudio, dici, come va la produzione della carne non vera, sintetica, Claudio? Lo chiedi alla persona sbagliata. Quindi. Okay. Tu sei carnivoro, se non lo chiedo a te, chi lo devo chiedere? Stai seguendo questa carne? Ma vabbè, comunque Tatiana, mercoledì prossimo ci rivediamo... alle 12.30, ci colleghiamo alle 12.30 con il menù che preparerai sin da domani. Sì. Hai già qualche delizia che ci vuoi anticipare? Una sola? Che allora, ho preparato questa settimana già la crostata di frutta. La crostata di frutta? A quanti piani, No, la crostata di frutta, un piano, è la base della pasta frolla con la crema e la frutta. Per quante persone? Neanche una decina, dipende comunque dalla porzione. Quante persone siete a casa tua, no, per sapere i fatti tuoi? Siamo quattro. 10 meno 4? Eri bravo in matematica. 10 meno 4, 6. Sì, e comunque dipende anche dalla fetta, dipende un po' da quanto ne mangia una persona, uno o due porzioni. E quindi non ce n'è per noi, Claudio. Ancora una volta all'asciutto, Claudio, perché Tatiana ci ha detto che è vero che siamo quattro, però ne avanzano sei. Se noi non facciamo il bis, 4 e 4, 8, e poi c'è qualcuno che vuole la fetta più grande... E la crostata se n'è andata via, è volata via. Le cose buone volano via, che è una bellezza. E così è. Bene. Grazie Tatiana. Grazie a voi. Buon proseguimento di giornata. Grazie. Alla prossima delizia. Ciao Tatiana. Ciao. Allora Claudio, ti è giunta qualche notizia? Vogliamo... dare qualche notizia prima di concludere con i piccoli comuni che sono strozzati dal PNRR?
Evitiamo le notizie di cronaca perché non ritengo che sia la giornata giusta, anche se ce n'è una tragica, però ormai la conoscono tutti, quindi evito di darla. Ne diamo solo una di cinema che riguarda il box office italiano, dove Super Mario sembra imbattibile e irraggiungibile. Claudio, scusami Claudio, se ti interrompo, ma non fare come quelli che stanno su Facebook e scrivono lutto e mette il simbolo del lutto e uno dice cos'è successo, cioè io voglio capire, se uno scrive su Facebook vuoi o non devi scrivere o devi scrivere nome e cognome di chi è deceduto, altrimenti non scrivete su Facebook. Cioè uno scrive è successo un incidente senza scrivere dove è successo l'incidente, non lo scrivete, create solamente allarmismo. Uno comincia a dire, madonna, quello non stava bene, e chi è e chi non è, hanno scritto solo l'età, quello quanti anni aveva, non scrivete una mazza, non create problemi, o lo scrivete o non lo scrivete. Qual è questa notizia brutta, Claudio? Non la volevo, vabbè. Riguarda quello che è avvenuto questa notte del decesso dei ragazzi di Bitonto per uno scontro frontale, tutti giovanissimi. Non si conosce né le direzioni delle due auto né la causa principale, l'unica cosa che si sa è purtroppo che ci sono dei morti, tutti giovanissimi, è una bruttissima notizia. Quindi certo siamo tutti noi. Le tante brutte notizie che arrivano sempre a ridosso delle festività, spesso. Siamo tutti noi addolorati perché insomma bruttissima notizia, quando un giovane lascia questo mondo tutti i decessi fanno male, ma quando si tratta di un giovane ancora di più, perché avrebbe avuto tutta la vita davanti a sé. Ma purtroppo sono eventi, sono fatti che succedono e noi non possiamo che riportarli all'attenzione dell'opinione pubblica e utilizzare le stesse per dire che la prudenza non è mai troppa. Ecco, quindi dobbiamo essere sempre accorti, sia per noi che per gli altri, perché quando c'è l'altro che insomma ha una diciamo una sbavatura, dobbiamo essere pronti noi a fare molta, molta attenzione. La prudenza non è mai troppa. Mi scriveva su un messaggio durante un'altra trasmissione, diceva ho guardato quello sulla gru senza cinturino di sicurezza, e come faceva? Stava a 20 metri d'altezza senza cinturino di sicurezza, cioè, voglio dire, eppure se ne parla tanto, prevenzione, però magari c'è ancora chi va sulla gru senza indossare la cintura di sicurezza. La prudenza non è mai troppa. Scusami se ti ho interrotto, Claudio, prego. Quindi stavo dicendo, non si arresta il film dedicato a Super Mario, che continua a rimanere irraggiungibile per quanto riguarda il box office internazionale, ma noi parliamo di quello italiano, dove ha quasi raggiunto i 2 milioni di euro. La sorpresa viene dal secondo posto, dove troviamo La casa e il risveglio del male, e quindi diciamo la rivincita dell'horror per quanto riguarda gli incassi cinematografici. Non si attendeva certamente un successo del genere per quanto riguarda un film horror. Poi per quanto riguarda invece il cinema italiano, il film di Nanni Moretti ha avuto un buon esordio. Ovviamente si parla di un film, non di un blockbuster, perché è un film di difficile presa per quanto riguarda il grande pubblico, quindi è anche un buon risultato quello raggiunto per quanto riguarda il terzo posto. Poi sempre di cinema aggiungiamo una dichiarazione di Harrison Ford dove dà l'addio in via definitiva al personaggio di Indiana Jones, dove lo ritroveremo tra qualche giorno sul grande schermo. Quindi la sua idea è quella di non ritornare più a indossare i panni dell'archeologo più famoso del mondo.
E quindi, come vi avevo accennato, leggiamo insieme questa analisi a cura di Marino Longoni, intitolata «I piccoli comuni sono strozzati dal PNRR». I meccanismi del PNRR, pensati per finanziare una lunga serie di opere pubbliche, si stanno trasformando in un incubo per moltissimi piccoli comuni che, nell'attesa di questi fondi, ora rischiano il default. Il problema è legato al fatto che le norme prevedono che siano proprio i comuni ad anticipare alle imprese il 90% dei costi sostenuti per i lavori. Solo dopo che queste somme saranno rendicontate, gli enti locali potranno ottenere i fondi del PNRR a copertura. Ma possono passare degli anni e nella maggior parte dei casi gli enti locali, soprattutto quelli di piccole dimensioni, non sono in grado di anticipare le somme necessarie. Sono circa 70.000 i progetti che il PNRR destina ai comuni sotto i 5.000 abitanti. In molti casi si tratta di progetti già approvati negli anni scorsi dalle regioni, solo che prima venivano garantiti i contributi necessari per i pagamenti in funzione dell'avanzamento dei lavori. Ora invece sono i comuni che devono anticipare le somme. Così molti comuni si sono trovati sull'orlo del tracollo e non sanno più a che santo votarsi. Qualche giorno fa una ventina di comuni della Val Brembana hanno scritto a Giorgetti, chiedono che il PNRR anticipi almeno i fondi per le opere oltre i 200.000 euro, perché non sono in grado di anticipare le somme necessarie. E se i comuni sono in difficoltà, le imprese che stanno eseguendo i lavori lo sono altrettanto, perché hanno già sostenuto una parte delle spese ed ora si trovano di fronte, in molti casi, ad un'amministrazione inadempiente che chiede tempo nella speranza di trovare da qualche parte i fondi necessari. Ma non è cosa semplice e molte opere rischiano di saltare, mettendo in difficoltà le amministrazioni locali e le imprese, oltre che i cittadini. Anche perché nella maggior parte dei casi non si tratta di opere superflue, come possono essere gli stadi di Firenze e Venezia, ma di lavori necessari per la manutenzione del territorio, progettati e messe in cantiere quando le regole erano diverse e i piccoli comuni non erano tenuti ad anticipare tutte le somme necessarie. Ora, invece, molti sindaci stramaledicono il PNRR e la lentezza con la quale la politica nazionale ed europea sembra rendersi conto dei problemi concreti. E Claudio, adesso ti offriamo un bel piattino, ecco, te lo dico, questo è per te Claudio, questo è tutto per te Claudio, guarda un po'. Ecco Claudio, ti piace? C'è di tutto e di più Claudio. Buon compleanno, buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata e quindi a coloro i quali ci hanno seguito, buon pranzo ed appuntamento ad una prossima trasmissione di Liberamente Parliamone. Grazie a tutti. Auguri Claudio. Grazie. Ciao.